Colpito da 6 pugnalate vibrate alla gamba sinistra, l'ex premier giapponese Kishi viene portato dagli amici verso una macchina. Nemmeno il tempo di chiamare un'autoambulanza, poiché le ferite continuano a sanguinare. Stava uscendo da una grande riunione dove aveva festeggiato la scelta di Hayato Ikeda, filo occidentale, quale suo nuovo successore. Appena giunto all'ospedale, alcuni infermieri aiutano gli amici a tirarlo giù faticosamente dalla macchina. Sempre a braccia, viene portato nella sala operatoria, dove lo attendono i medici già pronti all'intervento. I giornalisti invece sono rimasti confusi tra la folla sul luogo dell'attentato, contrassegnato da una larga pozza di sangue e da una processione di macchie sul pavimento. Intanto la polizia ha messo le mani sull'attentatore. Si chiama Maisuke Arameki. Sorride indifferente e appartiene alla compagnia nazionalista del Dragone Nero. Dopo quello rosso e adesso quello nero, quale altro dragone è in agguato?